Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Oltre ogni più rosea aspettativa. Blitz di TC100 Web TV nella piazza del Guercino nel bel mezzo della prima edizione di Ristoranti sotto le stelle fino al 9 agosto. Andiamo a sentire come sta andando a metà della durata della kermesse culinaria. Dal nostro Marco Rabone dalla piazza del Guercino. Centro di Marco Raboni per TC100 Web TV sulla piattaforma di informazione di taccuinocentese.it. E non potevamo essere più fortunati, amici, perché nella stessa serata vediamo seduti al tavolo a degustare gli ottimi piatti creati dagli chef, i quali si rifanno alla più tradizionale cucina locale, troviamo lo Stato Maggiore di Ascom Commercio di Ferrara, con il direttore generale di Ferrara, Davide Urban, il direttore Roberto Giacomini, Centro Alto Ferrarese, e il conosciutissimo Marco Amelio, presidente di Ascom Cento Alto Ferrarese. Ricordiamo che il ristorante Sotto le Stelle, tra i suoi promotori e sostenitori, oltre ad Ascom e Comune di Cento, vede Confesercenti di Ferrara e col laboratorio tecnico la sala da tè solidale di Corso Guercino, che oltre a gestire le proprie serate ha fornito ai ristoranti i camerieri che hanno servito ai tavoli, e non è detto che questa positiva esperienza non possa da qui nascere una collaborazione più duratura nel tempo. Dalle nostre esclusive chiacchierate con i protagonisti di questa prima edizione emerge la volontà di continuare nei prossimi anni con la manifestazione, naturalmente con l'obiettivo di allargare la soglia dei partecipanti, che già adesso vede partecipanti non solo del centro storico centese. Andiamo alla lunga scaletta dell'intervista, ma ne vale la pena, amici, ascoltarle tutte, con la chicca finale dell'intervistona con i quattro ristoranti protagonisti della prima edizione di Ristoranti sotto le stelle. Ma andiamo nell'ordine con la scaletta: parte Davide Urban, poi Marco Amelio e il sindaco Fabrizio Toselli, che per dovere istituzionale l'autorità chiude sempre l'ultima serie di interviste, ma in questo caso strappo la regola, chiudiamo con i ristoratori, i veri protagonisti della prima manifestazione di Ristoranti sotto le stelle. Bene, siamo in compagnia di Davide Urban, direttore generale di Ascom Ferrara, qui in Piazza del Guercino. Ascom Confcommercio è parte attiva insieme al Comune di Cento di questa iniziativa. Allora, dottor Urban, siamo a metà del guado, però i presupposti ci sono tutti per pensare a un successo finale. Assolutamente sì, devo dire che la serata è stupenda, bellissima, la piazza piena di gente, i ristoratori stanno offrendo dei piatti del territorio veramente di altissima qualità, e si vede proprio come le persone vogliono in quest'estate ritornare nelle città, nei centri storici, stare insieme, stare in compagnia, stare all'aperto, e credo che questa iniziativa che vede i ristoratori, l'eccellenza della ristorazione del territorio insieme nella piazza pubblica e in collaborazione con la nostra associazione e con l'amministrazione comunale, proprio come una risposta a chi vuole ripartire, ricominciare a lavorare, creare economia, creare lavoro, intrattenimento e ospitalità. Credo siano gli ingredienti più giusti di questa splendida serata, che appunto è a metà di un percorso che sarà sicuramente vittorioso. Bene, siamo con Marco Amelio, presidente di Ascom Commercio Cento e Alto Ferrarese.
Ascom è stato insieme al Comune di Cento organizzatore di questa prima edizione di I Ristoranti in Piazza del Guercino, un'iniziativa che ha preso il via proprio così per dare voce ai ristoranti che chiedevano, ma anche ai cittadini che chiedevano, diciamo così, di uscire in modo più veloce da una situazione triste come la chiusura per coronavirus. Ci ricordiamo tutti che da marzo siamo chiusi in casa e piano piano in questo periodo cerchiamo di uscire dall'emergenza. Questa è un'iniziativa che, oltre all'aspetto commerciale, vero Presidente, c'è anche un aspetto sociale in questo senso. Sicuramente è un'iniziativa importante in una fase post-Covid molto complessa, perché la riapertura probabilmente è stata molto più complicata della stessa chiusura, e quindi di conseguenza questa iniziativa, in collaborazione ovviamente organizzata e pensata Pro Loco Comune, in collaborazione tecnica con Confcommercio e Confesercenti, l'altra associazione che fa riferimento, diciamo, alle categorie dei commercianti e dei ristoratori, abbiamo pensato di creare in questa parte estiva una manifestazione che potesse armonizzare, diciamo, le persone e contribuire a normalizzare un po' le abitudini di queste persone. Questi ristoranti hanno organizzato, diciamo, questi menu, questa proposta enogastronomica molto di qualità, quindi invito poi a sentire la buona qualità di questi ristoranti, però abbiamo fatto tutto questo rispettando le norme, rispettando le regole, come ovviamente i protocolli impongono. Siamo insieme al sindaco di Cento, Fabrizio Tesoro, che siamo a metà del guado. Signor sindaco, vogliamo fare un piccolo bilancio dell'iniziativa, che alla vigilia sicuramente, insomma, c'erano delle aspettative, perché da quello che si sentiva in giro c'era la voglia di uscire. Sicuramente ci abbiamo scommesso su questo progetto, è stata la prima volta ed è la prima volta che si crea in Piazza Cento un salotto, e comunque questo punto in cui, appunto, i nostri ristoranti, i ristoratori del centese possono, appunto, far assaggiare le loro pietanze. È un successo, è un grande successo di pubblico. Abbiamo già avuto dai primi due ristoranti dei risultati eccellenti, tanta gente tutte le sere, tantissimi coperti, una città che è bella, una città che ha questa piazza e si è rianimata anche nelle sue vie, via Guercino. Oggi siamo qui con altri due ristoranti e quindi, insomma, possiamo già dire che a metà di questo percorso è sicuramente già un grande successo. Poi, quando faremo la conferenza stampa per dare i numeri, saranno numeri entusiasmati. Ecco, però comunque dalle prime, diciamo così, battute, l'inizio è stato, insomma, rispecchiava le aspettative. Vuol dire che Cento, la gente ha risposto bene a questa iniziativa, che un po', diciamo così, tiene in caldo altre iniziative che poi saranno, diciamo così, messe, riprese il prossimo anno. Io credo che questo sia un progetto che vada, visto l'inizio quest'anno, che nei prossimi anni dovrà essere ancora più potenziato, quindi non è una cosa occasionale, è partita legata a un'emergenza, ma deve diventare un progetto continuativo. Oltre che la piazza, secondo me abbiamo San Lorenzo, che è un'altra piazzetta bella, che secondo me dall'anno prossimo dovrà essere occupata anche quella, e ovviamente la nostra Rocca. Quindi credo che ci siano le condizioni sul prossimo anno. Questa è stata una prova, e ringrazio i quattro ristoranti che hanno aderito, ringrazio l'Ascom, ringrazio Confesercenti per aver aderito a questo progetto e per averci dato una mano. Credo che i prossimi anni questo progetto dovrà essere ancora più ampliato, perché è stato ed è veramente una grande e bella vetrina per Cento e per le nostre attività. Sono venuto diverse sere, quindi ho visto tanta gente anche che ha avuto modo di conoscere dei ristoranti che magari non conosceva prima. E quindi questo, secondo me, è il rilancio, ed è un piano di rilancio che
l'amministrazione siamo contenti di aver contribuito. Ecco, sentito, però questo dobbiamo comunque sottolineare che questa iniziativa ha un po' un aspetto sociale, perché ha coinvolto anche l'associazione Cucinella Gialla, la sala da tè, che ha partecipato attivamente a questa manifestazione con i suoi ragazzi che servivano in tavola a servizio dei vari ristoranti. Allora, questo è un aspetto bellissimo che hai sottolineato. Abbiamo i ragazzi della sala da tè che ogni sera vengono e fanno i camerieri, servono e si sentono importanti perché sono importanti, e quindi questa integrazione è una cosa bellissima. E devo dire già anche che ho già parlato anche con i singoli ristoranti, e l'idea del sindaco, dell'amministrazione comunale, è quella di creare anche dei tirocini, quindi questi ragazzi, al di là di questa esperienza, dovranno fare un'esperienza continuativa. Se abbiamo dei ristoranti che li hanno conosciuti, li hanno apprezzati, che sono disponibili a fare un percorso anche di integrazione al lavoro, il comune sarà al loro fianco attraverso appunto dei tirocini, attraverso dei progetti. Questo effettivamente è la miglior integrazione possibile nei confronti di questi ragazzi, che sono persone splendide, che sono persone che hanno tantissimo entusiasmo, che hanno voglia di mettersi, come si dice, in gioco. Hanno voglia di lavorare, tutte le sere sono qua e si stancano fino alla fine, però è una cosa molto bella. Quindi ringrazio i ristoratori, ringrazio la sala da tè, ringrazio i ragazzi. Anche questa è solidarietà, ma non solo solidarietà, è un modo di fare sociale, è un modo di essere, cioè questi sono ragazzi importanti che si devono sentire importanti, e questo secondo me è un modo bello per farli sentire importanti. Comunque, signor Sindaco, visto che sei in attesa della conferenza stampa per fare un po' il bilancio, diciamo così, definitivo di questa manifestazione, comunque possiamo dire che i presupposti per un successo finale ci sono. Il successo è chiunque è venuto in piazza in queste sere ha visto che ha sempre trovato i ristoranti pieni, un giro, due giri, quindi due volte si sono riempiti anche più di una volta, quindi è chiaro che è un grande successo. Ed è stato un modo per dare una mano ad attività che hanno sofferto molto nei mesi passati. Quindi credo che il comune serva anche per queste iniziative, al di là delle iniziative cinema piuttosto che altre iniziative ludiche per portare fuori le persone a divertirsi, a vivere un momento anche spensierato. Il comune ha un ruolo anche proprio di rilancio e di essere al fianco delle attività. In questo modo, secondo me, lo siamo stati, si può fare tanto di più, però intanto questo è un inizio, e devo dire che questa prima esperienza di una piazza Guercino così viva con questi ristoranti è un'esperienza che deve avere un seguito, e avrà un seguito anche nei prossimi anni. Bene, bene, come dicevamo, siamo con i protagonisti di questa manifestazione, i ristoranti in centro a Cento, in piazza del Guercino. Una prima edizione di questa kermesse, che da quello che si vede dai primi giorni anche è un successo. Anche abbiamo commentato, amici, con Ascom e con il sindaco di Cento, che sono stati, diciamo così, i fautori e gli organizzatori di questa kermesse, ma i veri protagonisti siete voi. Ecco che sta arrivando. Buonasera. Che sta arrivando, grande, che sta arrivando l'ultimo arrivato. Buonasera. Lo cerchiamo di mettere, perfetto, ecco, bene, l'ultima volta siamo al completo, quattro ristoranti. Io direi subito di partire con la piccola presentazione. Tocca, Maragoli Stefano, ristorante Cavalieri Ducati. Perfetto. Io Alessio Tassinari della pizzeria Samante Tortelleria. Grande. Bonazzi Daniele dell'osteria di Fleming. Bene. Simone Nannini e Veronica Farano del Girone dei Golosi. Bene. A questo punto, come dicevamo con Amelio e con il sindaco di Cento, siamo un po' a metà del guado di questa manifestazione, abbiamo detto che si chiuderà il 9 agosto, ecco, i ristoranti sono stati un po' i protagonisti di questa manifestazione, che è stata accolta con grande entusiasmo. Ecco, questa è un po' una prima domanda che vi faccio a voi, che potete rispondere o non rispondere, ditemi voi come volete, ecco, le vostre emozioni. Entusiasmo, esatto. Cittadino Centese, ci fa molto piacere. Puoi tenere il microfono un po' più, ecco.
Dico, è stata accolta con grande entusiasmo dai cittadini centesi, ci fa molto piacere. Molto bene, ecco, da questa manifestazione cosa avete raccolto, cosa vi ha insegnato? Perché in conferenza stampa abbiamo notato una vostra, diciamo così, partecipazione, ci tenevate a questa manifestazione perché un po' oltre all'aspetto commerciale, ma c'è stato anche un aspetto sociale, cioè si usciva da un momento veramente di tristezza per noi italiani, ma anche specialmente per la vostra categoria, perché è tra le più colpite. Sicuramente è stata come positività, come collaborazione tra i ristoratori, è stata per me una situazione fantastica tra di noi e ne abbiamo parlato anche tra di noi, vero? Assieme, per me è stata un'occasione speciale per riunirsi. Ci siamo divertiti. Ecco, da quello che abbiamo capito anche in governo di è stato proprio questo spirito, divertirsi e poi casomai stare insieme, perché si usciva da un momento le persone, la convivialità e divertimento. E per riportare la gente, diciamo, nel ristorante, ma anche in piazza del Guercino. Poi non potevamo più di stare in casa, quindi ogni scusa era buona per uscire. Vabbè, certo. Bene. Ecco, tutto andava bene. Da quello che abbiamo capito in conferenza stampa anche, c'è stata, diciamo così, da parte vostra una certa competizione, cioè cercare qualcosa di nuovo da proporre in piazza, perché è un conto fare da mangiare nelle vostre quattro mura, nei vostri ristoranti, è un conto fare da mangiare in piazza. Sì, certo. È una domanda. È una bella sfida. Però le sfide sono sempre interessanti per crescere. E anche per vincere, perché da quello che dai numeri che abbiamo visto, mi sa che quando andremo a fare il bilancio dopo il 9 agosto è un bilancio positivo. Con la grande idea di Alessio Tassinari della sala da tè. È stato, esatto. Ecco, c'è anche questo aspetto della sala da tè che vi hanno dato la mano. Veramente un aspetto veramente interessante, vero? Veramente una bellissima esperienza, ragazzi, sono stati bravissimi. Sì. Bene, a questo punto, ragazzi, io vi lascio un'altra volta alle vostre attività, perché alcuni sono qua per mangiare, ma altri sono qua per lavorare, quindi diciamo così, quello che abbiamo... Anche per bere. Anche per bere. Bene, comunque l'importante è questo, il sorriso sulle labbra, e questa è la cosa più importante di questa manifestazione. Poi naturalmente... Sì, esatto. Certo. Che non sia fine a se stessa, ecco, che sia l'inizio di una cosa. Ecco, questo è l'auspicio. L'auspicio. L'inizio di una cosa, ecco. È l'auspicio che questa non sia la prima e unica edizione, ma che sia la prima di una lunga serie. Va bene. Quest'altro anno da aprile a settembre. Questo è l'obiettivo. Sarà l'obiettivo, speriamo. Molto bene, grazie. L'unico modo sia trasformare il palazzo del governatore in ristorante, però. Non è molto, eh. Però. Adesso ci ragioniamo, dai. Bene, ragazzi, a questo punto grazie. Un saluto io. Grazie. Cioè, io volevo venire insieme a voi a fare un saluto a 100. Adesso io mi metto la mascherina. Vediamo un po' come fare, perché sennò. Però io lo voglio fare. Vieni, prego. Ci mettiamo la mascherina tutti quanti. Quindi siamo collaboratori. Esatto. Ascolta. Ci mettiamo la mascherina perché io voglio fare la foto. Che con questa, diciamo così, selfie finale apriamo il servizio. Perché è numero... esatto. Bene, a questo punto, ragazzi, io vengo proprio qua in mezzo ai protagonisti con la mascherina, come potete vedere. Adesso io la calzo bene con la mascherina perché è doveroso fare una foto finale di questo gruppo fantastico che ha aperto una epoca, possiamo dire. Bene, ciao ciao.